2 miliardi e 2, che sono, è la cifra stanziata per progetti di costruzione di impianti a fonti rinnovabili per le comunità energetiche rinnovabili. Ecco, questa cifra che fino a un'ora fa era un importo per finanziamenti agevolati, quindi prestiti, prestiti. Adesso il ministro Pichetto Fratin dice potranno essere concessi a fondo perduto, cioè regalati. Fondo perduto significa regalati, quindi significa che io ti do 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 euro assolutamente regalati a seconda di quello che il tuo progetto ritengo meritevole appunto di aiuto. Quindi è chiaramente una bellissima notizia. Credo che miglior regalo di Natale non ci possa essere, a patto che venga confermata e venga effettivamente messa nero su bianco, perché questa agenzia dice potranno essere concessi a fondo perduto, lo dice il ministro, quindi dovrebbe essere assolutamente così. Non penso che esca con una notizia che poi smentisca. Ma a patto comunque che adesso i decreti attuativi per l'utilizzo per poter costruire grandi comunità energetiche vengano fatti, vengano scritti senza impedimenti o ingiustizie particolari. Quindi mantenendo l'attuale schema incentivante senza appunto stravolgerlo, perché chiaramente deve essere un progetto che ha un rientro in termini finanziari abbastanza veloce, in maniera da incentivare la messa a terra appunto di tanti impianti a fonte rinnovabile, perché se vogliamo chiudere gas, carbone, petrolio e nucleare, dobbiamo naturalmente mettere a terra, costruire tanti impianti a fonte rinnovabili. Quindi mi fa molto piacere che una misura che è totalmente 5 Stelle, perché ricordiamolo, gli emendamenti in Europa hanno la firma di Dario Tamburrano, quindi parlamentare eurodeputato del Movimento 5 Stelle, e poi qui in Italia, diciamo che il sottoscritto è quello che ha scritto l'emendamento all'articolo 42 bis del milleproroghe, sul quale ribadisco l'importanza che chiunque voglia costruire comunità energetiche grandi, intanto può già assolutamente costruire quelle piccole, lo ricordo per la millesima volta, è assolutamente fattibile costruire quelle piccole, e io lo vedo anche chiaramente non indispensabile, ma estremamente utile per fare esperienza e per potersi presentare, vuoi ai cittadini, vuoi ad altre imprese, vuoi a chiunque, con un esempio di una comunità già fatta e che sta in piedi e che è conveniente. E anche appunto per fare esperienza prima di fare quelle grandi, grandi, per le quali appunto chiaramente la complessità aumenterà. Quindi, gran bella notizia, uno strumento totalmente 5 Stelle che sta rivoluzionando il mondo dell'energia, perché permette a livello di consumatori di fare quello che prima poteva essere fatto solo da imprese, perché questa è la grande rivoluzione della comunità energetica, che si fa un qualcosa che prima era delegato e circoscritto solo alle imprese, ma lo si fa mantenendo i diritti dei consumatori, mantenendo tutti i diritti dei consumatori, tra cui l'assenza di sovrastrutture fiscali, di un trattamento fiscale e burocratico molto pesante, com'è invece per le imprese. Quindi questa è la grande rivoluzione. Ci si può mettere assieme, però si mantiene lo status di consumatori, quindi senza tutte le complicazioni e le spese e il trattamento fiscale delle imprese. Ovviamente con l'aggiunta del fatto che per 20 anni ho un incentivo nella costruzione appunto degli impianti a fonte rinnovabile. Quindi gran bella notizia, però ribadisco, fate anche quelle piccole,
e quindi metto anche l'altra schermata, perché quelle piccole, soprattutto nel momento in cui c'è un ente pubblico tra i membri, hanno, oltre all'incentivo ventennale, hanno anche questi fondi pubblici già attivi. Quindi sono fondi che sono già attivi e che vedete a lato, li trovate appunto nel mio sito portavocegirotto.it, c'è la sezione comunità energetiche con tutte le spiegazioni e la video animazione che vi può servire soprattutto per le assemblee condominiali, ma in qualsiasi altra circostanza in cui il pubblico, diciamo così, parta da zero. Ma ribadisco, in ogni qualvolta in cui tra i membri c'è anche un ente pubblico, ecco che può utilizzare questi fondi che sono già attivi e che si cumulano con l'incentivo ventennale. Ovviamente, ribadiamo, questi 2 miliardi e 2 che adesso sembra proprio che diventino, da finanziamento agevolato, diventino a fondo perduto, quindi regalo, ripeto regalo, ricordo, è scritto, è risaputo da un anno e mezzo, il PNRR lo ha scritto in maniera precisa, sono circoscritti geograficamente, quindi non sono per tutta l'Italia in maniera omogenea, ma sono dedicati esclusivamente a qualunque tipologia di comunità energetica che però abbia sede all'interno di un comune sotto i 5.000 abitanti. Quindi ribadisco, qualsiasi comunità energetica non è che deve essere per forza di cose sviluppata dall'ente pubblico comune, no, può essere una comunità condominiale, può essere in zona artigianale, in zona agricola, con imprese, con liberi professionisti, insomma può non esserci anche l'ente pubblico, l'importante è che deve essere in quei comuni appunto che rispondono al criterio di avere meno di 5.000 abitanti, questo perché naturalmente si è voluto incentivare ancora di più le zone, diciamo così, poco popolose, poco popolate e normalmente quelle anche meno infrastrutturate dal punto di vista energetico. Quindi gran bella notizia, ancora più orgoglioso di aver fatto parte e di continuare a far parte di questa operazione, perché stiamo monitorando con enorme attenzione adesso quello che farà il ministro Pichetto Fratin, a cui devo comunque dar atto di essersi mosso velocemente, e continueremo tutti quanti a spingerlo, perché chiaramente non c'è solo il Movimento 5 Stelle, ma gli economisti, gli ambientalisti, le imprese, tutti vogliono che venga emanato questo decreto per poter fare le grandi comunità energetiche. Adesso tutti quanti dovremo vigilare affinché in questo decreto non ci siano brutte sorprese che blocchino l'ingranaggio o peggio, o comunque insomma ugualmente dannosamente lo rendano non conveniente. Quindi questo è l'impegno di tutti, naturalmente è l'impegno del Movimento 5 Stelle e io come coordinatore del Comitato Transizione Ecologica seguendo l'energia, chiaramente mi aspetto collaborazione da parte di tutti, vediamo di fare sinergia, vediamo di premere tutti quanti e ugualmente il ministro Pichetto e l'attuale governo, in maniera che esca al più presto questa norma che è inutile ricordarlo, ma facciamolo, è l'unica che può far calare i costi dell'energia in maniera strutturale. Il price cap, per carità, vedremo che cosa otterrà. Diciamo che ci sono forti dubbi, soprattutto per il fatto che non si applica a tutte le transazioni cosiddette over the counter, cioè che non passano per la borsa ufficiale, ma passano su circuiti paralleli e sono la maggior parte, quindi c'è il serissimo rischio che si spostino ancora di più su queste, chiamiamole, piattaforme non ufficiali e quindi il price cap non sia efficace. Comunque il tentativo andava fatto, è stato fatto,
non sono particolarmente ottimista, ovviamente se mi sbaglio sarò ben contento di essermi sbagliato, ma io riporto diciamo le opinioni di molti esperti nel settore dell'energia e quindi vediamo cosa succederà, ma la cosa sicura è che se vogliamo uscire in maniera definitiva dalla dipendenza dalle fonti fossili, dobbiamo passare alle fonti rinnovabili. Quindi ne approfitto per farvi gli auguri intanto di buona vigilia di Natale, buon Natale. E chi non conoscesse ancora le comunità energetiche, voi che mi seguite penso mi sarete ormai annoiati, trovate nel mio sito tutte le informazioni. Credo che sia una buona cosa durante queste feste che ne parliate, le facciate conoscere a chi ancora non le conosce, perché sono una grande cosa per tutti noi. Quindi grazie a tutti e ancora buone feste, ci rivediamo appena sarà necessario. Grazie a tutti, vediamo se riesco adesso a chiudere il collegamento perché c'è 5.000 finestre aperte. Eccoci qua, arrivederci a tutti.